Nonostante per quanto riguarda il pattinaggio sul ghiaccio io abbia questo terrore presumibilmente infondato e inspiegabile di quando io stia pattinando sul ghiaccio cadere e farmi tagliare le dita dal pattino di qualcun altro che mi passa vicino, questo non toglie che guardare il pattinaggio sul ghiaccio per me sia bellissimo. Ci sono i costumi che luccicano, ci sono le piroette, ci sono delle evoluzioni che per come è fatto il mio corpo non sono compatibili con la biologia di un essere umano. Io nel 94 c'ero, però francamente sapevo veramente poco e niente degli eventi intorno a cui si costruisce questa storia. Si tratta di un episodio di cui tutti, anche qualcuno che come me fosse troppo piccolo e non sapesse niente di pattinaggio artistico, comunque aveva sentito dire. Una atleta olimpica pare avesse commissionato o personalmente portato a termine un attacco ai danni di una collega. Questo è soltanto l'infarinatura e va benissimo se arrivi a vedere il film sapendo soltanto questo, perché in realtà il punto è un po' smontare tutto quello che il pubblico pensa di sapere su quello che è successo e ricostruirlo. Non è una storia però né sul pattinaggio artistico né sull'evento in questione, cioè la rivalità tra Nancy Kerrigan e Tonya Harding, quanto è una storia di violenza e di costante abuso cui Tonya evidentemente è stata soggetta fin dalla più tenera età. Per la sezione pizzino di tutte le persone coinvolte è diretto da Craig Gillespie, che aveva già diretto il, secondo me, delizioso e divertentissimo Fright Night e United States of Tara, ed è scritto da Steven Rogers, che ha scritto anche P.S. I Love You, Love the Coopers, che è un film peraltro con Timothée Chalamet, anche Stepmom, quello con Julia Roberts e Susan Sarandon. Dicevo, se la storia è tratta da fatti realmente accaduti nel 94, il trucco però è come la storia si è raccontata. Primo perché, ti ripeto, si comincia con il rievocare il passato lontano. Questo rievocare il passato lontano è perché nessuna versione dei fatti viene presa come al 100% reale, tanto che durante questa specie di reenactments, ogni tanto gli attori si voltano verso di te, spettatore, fanno a pezzi la quarta parete e ti parlano raccontando delle conseguenze di quello che stai vedendo succedere o del reale significato di quello che stai vedendo succedere. E questo funziona moltissimo nel farti sentire coinvolto e ti aiuta a capire i diversi stati mentali, naturalmente, dei coinvolti. Funziona particolarmente quando questo sia proprio in mezzo all'azione. Comunque, le cose cominciano con Tonya piccolissima, a 3 anni. La madre, che è la Vona Golden, la interpreta Allison Janney ed è bravissima a fare questa donna rinsecchita dalla rabbia, dalla violenza, dalla gelosia. Una donna che è feroce a parole e non solo, naturalmente. È irascibile, è proprio crudele nelle cose che dice a Tonya fin dall'inizio. La scarica sul ghiaccio e pretende da Tonya in prima persona, ma anche dall'allenatrice Diane, quello che a suo dire è una condotta esemplare e non gliene frega niente delle richieste o esigenze degli altri. Tonya è così abituata a questo assoluto deserto a livello di affetto, questa violenza continua che cade tra le braccia del primo uomo che le dice quanto sia carina. Si tratta di Jeff Gillulli, che è interpretato da Sebastian Stan, ed è uno di quei violenti che fanno più paura di tutti, no? Quelli che sono normali fino all'istante del pugno, per cui fino a quel momento ti sembra di poterci ragionare con questa persona e poi ti rendi conto che no. Non ti sorprende, francamente, per come sia ritratta tutta la situazione, che Tonya non sorrida mentre pattina. Pare che per l'autentica Tonya Harding le cose fossero ancora più difficili, perché fisicamente Margot Robbie, che la interpreta veramente spendendosi completamente, c'è una scena in particolare in cui Tonya si sta truccando e no, te lo dico dopo questo. Vediamo di mettere il pin per ricordarmi di dirtelo. Margot Robbie è molto longilinea e alta e magra, mentre Tonya pare che fosse costruita in modo più atletico, più forte, e quindi ha sempre dovuto comunque combattere anche con la genetica, se vuoi. Si evidenzia che quello che l'ha portata avanti è sempre stata questa volontà, forse miope e volontà arrabbiata, no? Cioè quella che quando sei caduto, porca miseria, ti fa tirare su e ricominciare a correre. Questo discorso del cercare di incontrare standard di bellezza è un po' uno degli elementi una sottocorrente in realtà, che attraversa un po' tutto il film e che secondo me riguarda sia i personaggi che gli interni, i settings. Cioè tutto sembra essere alla ricerca dell'eleganza, nonostante sia composto di elementi che eleganti non sono, cioè sembra l'effetto del linoleum. Sai quando l'hanno messo in commercio dicendo è bello come il marmo e costa 100 volte di meno? Non è bello come il marmo.
È linoleum e ha i suoi pregi in quanto linoleum, ma non è come il marmo. Questo assioma, questo ragionamento, se vuoi, viene ribaltato addosso a Tonya in una maniera crudelissima, perché a un certo momento, nonostante lei a livello atletico sia infinitamente superiore a chiunque competa con lei, non ottiene gli stessi punteggi perché, e un giudice glielo confessa malvolentieri, lei non è carina mentre fa queste cose e non appare elegante, non ha grazia, non è femminile e soprattutto non proviene da una canonica famiglia americana, quindi lo sport, le associazioni di questo sport non vogliono fare di Tonya Harding la portabandiera della disciplina. E a questo, meno male, mi è venuto in mente il pin di prima. C'è un momento in cui Tonya si sta truccando, negli occhi di Margot Robbie c'è, sai, quel micro accenno di follia che hai visto espanso, per esempio, in Suicide Squad. Per cui sta cercando palesemente di raggiungere degli ideali che hanno pochissimo senso, proprio di natura, per quello che sono, che non le staranno mai. Cioè, mi fa venire in mente, hai presente quelle le magliette con i disegnini del CD che cerca di dimagrire per diventare un memory stick? Ecco, è più o meno lo stesso procedimento. Se la situazione non fosse già abbastanza compromessa così, cioè con la madre e a questo punto marito, che sfogano su Tonya tutta la loro frustrazione e violenza, a un certo momento arriva un po' il capo dei cretini, che è questo amico di Jeff che si chiama Sean, che abita nel seminterrato di casa dei suoi genitori, sostenendo di essere un esperto di infiltrazioni top secret e quant'altro, quando è palesemente evidente che non è così. I due si trovano a parlare e il film la racconta così, cioè che i due a un certo momento, Jeff e Sean, si siano detti: sarebbe opportuno eliminare un po' della competizione che Tony incontrerà da qui in avanti, perché ci sono le Olimpiadi in ballo, naturalmente. La teoria è che Tonya non avesse veramente coscienza di quello che stava per succedere, cioè non sapesse che c'era questo attacco preparato e pianificato molto malamente ai danni di Nancy Kerrigan. E francamente io non arrivavo con preconcetti da prima, però quantomeno per come è raccontata la storia così, è molto credibile che lei possa averli sentiti parlare, non avesse veramente il senso di quello che stavano facendo e soprattutto su ogni altra cosa che non li abbia presi sul serio, perché francamente due così nessuno li prenderebbe sul serio. Nancy Kerrigan, dall'altra parte, era la principessina un po' del pattinaggio artistico. Nonostante anche lei, tanto quanto Tonya, pare fosse arrivata al pattinaggio essendo un po' un maschiaccio. A differenza di Tonya, però, aveva deciso di stare alle regole del gioco e quindi si era fatta addestrare a essere una brava signorina, a comportarsi da brava signorina, ad avere il taglio di capelli giusto, e da lì in avanti avevano cominciato ad arrivare anche i costumi che la aiutassero, francamente, a ottenere punteggi alti. Ha avuto i costumi fatti da Vera Wang. Tonya Harding è cresciuta in estrema povertà e si è sempre trovata a doversi un po' raccapezzare da sola. È evidente che, raccontata la storia così, è inevitabile che tu, spettatore, tenga per l'underdog, no? Per la persona che parte con meno aiuti e meno privilegi e la situazione, insomma, meno favorevole allo sviluppo, specialmente perché dietro, o meglio, a sostegno di Tonya c'era questo talento senza pari. Inoltre, questa si è sparata 6 ore di pattinaggio al giorno, si è mantenuta facendo tutti i lavori dell'universo, facendo la cameriera e quant'altro. Il livello di disciplina, di energia e di concentrazione che deve essere stato necessario per ottenere questi traguardi è una cosa sconvolgente e francamente forse è l'unico difetto che mi sento di muovere al film, cioè non si vede tanto di questo. Si vede la sua resistenza, cioè io penso che chiunque altro sarebbe andato in frantumi e Tonya non va mai veramente in pezzi sotto questa pioggia costante, inarrestabile di abuso che non dà sollievo. Nessuno mai che le dica come sei brava, nessuno mai che la incoraggi. Nota che questa è stata la prima donna a portare a termine un salto incredibile che viene anche spiegato nella sua difficoltà, è un triple axel. Ripeto, io non so niente di pattinaggio artistico, però quando Diane, cioè l'allenatrice, che è interpretata da Julianne Nicholson, te lo spiega nelle sue parti compositive, ti rendi conto che questo non è un salto, è una magia. È molto interessante, io penso, anche il modo in cui l'attacco viene
spiegato con la psicologia di Jeff, per cui ovviamente il suo rapporto con Tony è stato incredibilmente tormentato, è stato un rapporto on-off continuamente e teoricamente Jeff si sarebbe immaginato questo gesto come una mossa teatrale disperata per riconquistare Tony. In realtà tu, spettatore, che glielo senti dire, ti rendi conto che è un ennesimo abuso nei confronti di tutti, anche di Tony. È la sua estrema volontà di controllarla sempre. La conclusione della vicenda poi è particolarmente dolorosa. Primo per le conseguenze, secondo me, estremamente sproporzionate subite da tutti i coinvolti. Poi ti ripeto, è ovvio che questa è una campana di parte e forse non sapremo mai veramente come siano andate le cose, però spezza il cuore anche perché alla fine sono montate le riprese della vera Tonya Harding e le vedi fare tutte quelle magie, quei salti, quelle evoluzioni, passare quei momenti che hai appena visto dipinti sullo schermo, interpretati da Margot Robbie, e vederla vera è una cosa che veramente, insomma, ti colpisce dritto al cuore, secondo me. Anche perché lì, prendendo per vero tutto il resto che hai visto costruito sullo schermo, ti immagini, non lo so, che ricerca di fuga e che senso di libertà fosse patinare. E ti spezza il cuore, ti ripeto, l'arrivo delle Olimpiadi anche è un altro momento in cui stai veramente con il fiato sospeso. Quando ci sono dei film di questo genere in cui ci sia una grande abilità, che in questo caso poi coincide artistica e atletica, di cui non sai l'esito, io mi rendo conto che soffro moltissimo. Era successo più o meno nello stesso modo anche con film il cui punto sia tutto diverso, tipo Il Cigno Nero. Ma i momenti quando lei sta preparando un salto, e io la storia non la so, quindi non lo so se quel salto lì le è venuto o meno, mi sono resa conto che veramente stavo in apnea, ecco. In una disciplina dove il punto, all'epoca forse le cose sono cambiate, fosse soltanto sembrare carina, il traguardo di eseguire un salto impossibile per chiunque altro era semi-irrilevante. La faccenda mi ha incuriosito non poco, naturalmente, e ho scoperto che sono usciti due documentari a ridosso dell'uscita del film. Ce n'è stato uno che è andato in onda su ABC l'11 gennaio per la serie di Truth and Lies, incentrato appunto su tutta la faccenda, per cui sia Tonya Harding che penso Nancy Kerrigan sono interpellate, insomma, sono intervistate per questa cosa. L'unica di tutto questo parterre di comprimari che si rifiuta da sempre di dire la sua è Diane, cioè l'allenatrice. Pare che sia completamente avulsa dal rilasciare dichiarazioni e non abbia mai detto la sua su quello che è successo. Poi c'è un altro documentario che si chiama The Price of Gold, anche quello sono curiosa di vederlo. Per quello Nancy Kerrigan non è stata intervistata. Ti ripeto, i momenti in cui si sommano gli eventi reali, i filmati reali e quelli ricreati sono mostruosi, in particolare perché quando è successo la faccenda a Nancy Kerrigan, e quello io secondo me marginalmente me lo ricordavo, c'era questa ripresa di lei appena ferita, lei per terra che piange per il dolore e urla why, perché rimanere impassibili davanti a una cosa del genere è impossibile. Alla fine risultano tutti quanti, e Tonya su chiunque altro, veramente delle figure tragiche. E io mi ricordo quando una volta da giovane pensavo che le storie avessero un po' tutto il connotato alla Friends, no? Per cui non importa cosa succeda intanto, alla fine andrà tutto bene. Aitonia è uno di quelli che ti dice ci sono delle vite storte che non si raddrizzano. È veramente molto amaro in questo e francamente vedere i pezzi di Tonya Harding oggi è stato consolante. Non ho ancora visto i documentari, ma ho visto il trailer di quello dell'ABC, per questo ti dicevo questo quanto, ti metterò il link all'articolo nel box. Come si riesca a essere aggraziati e con un senso di musicalità, con delle lame attaccate ai piedi, mentre salti a, non lo so, 1 metro da terra facendo una piroetta su te stesso, per me resta un enorme, gigantesco, insondabile mistero. Perché l'FBI continui a tutt'oggi ad essere sicura che Tonya Harding c'entrasse nell'attacco a Nancy Kerrigan, non lo so, anche perché a quanto pare non avevano abbastanza prove per poi effettivamente portarla a un processo. Non lo so, cosa ne pensi? Allora, soprattutto, è stata Tonya. Hai visto questo film? Cosa ne hai pensato? Ti è piaciuto? Cosa pensi delle interpretazioni? Nominations? Aspetta, vediamo di non mancarne nessuna. Ah, ma vedi che è candidata anche Margot? Allora, se non mi sono sbagliata, sì, siamo candidati per Aitonia solo come le due migliori attrici, protagonista e non. Sono in una di quelle situazioni in cui continuo a ripetere sempre le stesse cose, però anche lì, per quanto riguarda l'interpretazione di Allison Janney, i momenti in cui vedi la madre
veramente i filmati della madre, ti si ghiaccia il sangue nelle vene. Ok, allora ci vediamo domani con il Venividi di The Shape of Water. Come al solito tutti i contatti possibili sono nel box, qui di fianco c'è la playlist che si va creando. Quanto tempo che non lo dicevo, con tutti gli altri Venividi degli Oscar. E quindi se ti va, ci vediamo domani. Ciao!